Martedì 12 giugno 2018, benvenuti a un nuovo appuntamento con Gurmone Milano. Sono le 12.32 minuti in questo istante, siamo qui in diretta su Milano All News. Benvenuti a tutti, buon martedì. Oggi è martedì e il martedì vuol dire periferie, vuol dire focus periferie, vuol dire Walter Cherubini. Buongiorno Walter. Buongiorno a voi, ben ritrovati. Allora, oggi un'altra puntata per parlare di periferia, parliamo di una realtà molto importante che ha sede in periferia, ma fa davvero delle cose pazzesche e veramente tutti i giorni danno da fare, e in periferia hanno anche messo, diciamo, dei tasselli importanti che oggi andremo a vedere. Stiamo parlando di Atraolus, giusto Walter? Atraolus, infatti abbiamo come ospite oggi Gemma Orlandi, che è una volontaria dell'associazione Atraonus, che si occupa del tempo libero delle persone disabili, ma poi anche di altre cose di cui avremo modo di parlare. E infatti proprio te, Gemma, buongiorno e benvenuta. Buongiorno. Buongiorno e benvenuta, appunto, alla volontaria dell'associazione Atraonlus. Che cos'è l'associazione Atraonlus? Allora, l'associazione Atraonlus nasce negli anni Ottanta principalmente per comunque il tempo libero delle persone con disabilità, e principalmente è nata appunto per fare viaggi, vacanze, ma anche uscite serali durante la settimana, nei weekend. E poi col tempo si è ampliata fino ad arrivare nel 2005 in Cascina Bellaria, dove comunque ha aumentato le sue attività, quindi continua con il tempo libero, ma anche tutta una serie di altre attività che si aprono appunto sul territorio. Ecco, che è una realtà interessante, già lo si capisce da questa, la vostra mission, no? Come si dice, cioè dare un tempo libero di qualità appunto alle persone disabili. Soprattutto l'inizio era concentrato su dei viaggi, cioè sul portarli lontani da qua in un certo Sì, senso. diciamo che ATLA è stata una fra le prime associazioni che ha portato persone con disabilità non soltanto in Italia ma anche al di fuori dell'Italia, quindi ci sono stati degli scambi con New York piuttosto che con Melbourne, quindi comunque proprio dall'altra parte del continente, no? Di Ed è che stata fra le tipo prime. di disabilità stiamo parlando? Ma stiamo parlando sia di disabilità fisica che, diciamo, più intellettiva, ma non ci focalizziamo tanto su quello, nel senso che quello che fa ATLA comunque è porre l'accento su quelle che sono le possibilità delle persone, non tanto sulle disabilità. E appunto anche il fatto di intraprendere questi viaggi, la mission, diciamo, principale è, oltre appunto il fatto del divertimento, ma anche di lanciare questo messaggio forte alla società, per cui anche una persona che ha comunque delle limitazioni può vivere delle avventure o comunque delle esperienze che anche la gente Eh beh, comune sì. No, comunque fa. anzi, a me è sempre colpito di questa cosa del viaggio a Melbourne, sempre secondo me è qualcosa di fantastico. Uno quando immagina Eh sì. il viaggio magari di un'associazione, insomma, dice, se non me ne vogliono gli amici di Cogoleto, poi dice, vado a fare in Liguria al massimo, arrivo da quelle parti lì. E invece no, voi ci avete avuto il coraggio proprio, la forza di fare qualcosa di rivoluzionario. Sì, assolutamente. E questo comunque ci ha premiato, nel senso che infatti negli anni comunque anche le strutture, piuttosto che gli stessi aeroplani, piuttosto che i treni, comunque, cioè, si è messo in moto tutta una situazione di miglioramento, no? Tu come volontaria cosa fai all'interno dell'associazione? Allora, io mi occupo sempre appunto di tempo libero, quindi vado in viaggio con i ragazzi. Sono stata anche a Melbourne, fortuna mia. E appunto quando ci sono delle situazioni di festa, anche come ci sarà domenica 17, io con altri volontari aiutiamo appunto nella realizzazione di questi eventi. Allora, ce l'hai anticipato, raccontaci un po', allora, appunto, domenica 17, gira solidarietà. È un po' la vostra festa di compleanno, Sì, giusto? la Gira Solidarietà è l'anniversario, festeggiamo l'anniversario dell'inaugurazione di Cascina Bellaria, che appunto adesso è la nostra casa. Siamo, mi sembra, alla 13ª edizione, quindi nel 2005 è stata inaugurata, e tutti gli anni cerchiamo comunque di valorizzare un diritto delle persone con disabilità. Quest'anno tutto l'evento si incentra su quelli che sono comunque le attività che sono state svolte quest'anno dall'associazione, quindi non so, come il laboratorio di teatro piuttosto che
altre attività. Ecco, Walter, abbiamo voluto fortemente Atala perché, appunto, l'ho detto, 13 anni che questa cascina è stata inaugurata. Già quello fa capire l'importanza in un territorio periferico come dove è collocata la cascina dell'area, che è del Parco di Trenno, quindi zona ovest di Milano, l'importanza che Atala ha proprio il collegamento col territorio a questo punto. Ma volevo un attimino riprendere tre concetti Vai. proprio anche che aiutano a rispondere alla tua domanda. La prima è un pochettino il tema topografico della città. Ottimo. Quindi qualcuno ha detto che il parcheggio dell'Expo, denominato in Trenno, ha scritto su un giornale che si trova nel Parco di Trenno, no, diciamo, No. il parcheggio cosiddetto denominato Trenno, ma che si trova a Figino, lungo la via Novara, non c'entra niente con il Parco di Trenno. Invece, al centro del Parco di Trenno insiste esattamente Cascina Bellaria. Cascina Bellaria, che era lasciata in uno stato di abbandono come tante cascine nel passato, adesso fortunatamente mano a mano si stanno recuperando, e sicuramente Cascina Bellaria, grazie a Atala Onlus, e mi permetterei di ricordare anche in questa occasione lo storico presidente di fondatore di Atala Onlus, Lino Brundu, che ci ha lasciato da qualche anno. Proprio perché si dedicava più agli altri che a se stesso, quindi non si è curato al meglio, mettiamolo in questa maniera, e quindi è stata rigenerata, perché ormai era diroccata, è stata rigenerata con raccolte di fondi, un investimento molto importante di alcuni milioni di euro, e oggi è un patrimonio che è reso disponibile a tutta la cittadinanza. Questo direi che è uno dei punti fondamentali. L'altro punto fondamentale che vorrei proprio sottolineare, come diceva Gemma prima anche, che era quello dello sguardo, se noi andiamo a vedere il simbolo di Atala Onlus, è una farfalla che volteggia sopra l'emisfero. E quindi quando diceva siamo stati a New York, siamo stati a Melbourne, esattamente questo è il tema. Qualcuno diceva a Lino, va bene, ma i ragazzi ci sono delle difficoltà negli spostamenti, portiamoli a Rimini, no? E invece lui no, New York, Melbourne, Australia, America e così via. Ecco, questo perché la categoria è sempre stata che ciascuno deve poter utilizzare delle opportunità per tutti, no? Non c'è qualcuno che ha meno opportunità. Certo, bisogna dedicarci tempo, attenzione, perché realizzare determinate iniziative non è così semplice, però se si parte dal volerle realizzare per alcune persone che hanno minori possibilità motorie di altre, sicuramente si riesce. Allora, questo è il tema anche quando noi diciamo bisogna dare attenzione alle periferie. Bisogna dare l'attenzione alle periferie, ecco, bisogna guardare esattamente con quello sguardo con cui Lino Brundu e poi tutti gli amici che adesso seguono l'attività di Atala Onlus, perché guardano con attenzione proprio la persona, a partire da quella persona lì, perché ognuno ha le proprie necessità, ma nello stesso tempo può anche dare delle risposte significative. Ecco, questo è il secondo aspetto. Il terzo, non voglio dilungarmi oltre, però è i rapporti e le relazioni che hanno costruito le persone di Atala Onlus. Parlava prima Gemma di Melbourne, ma Melbourne non è stata solamente l'occasione di una visita, premesso che Melbourne è gemellata con il comune di Milano, con la nostra città, quindi noi dovremmo avere relazioni normali. Relazioni normali, per esempio, per fare che cosa? Dal punto di vista dell'abbattimento delle barriere architettoniche e dell'accessibilità, Melbourne è una città modello. E quindi il fatto di aver ospitato più volte una delegazione piuttosto anche ampia, perché era di 20-30 persone, mi ricordo l'ultima volta che gli australiani sono venuti qui a trovarci a Milano, e poi anche con visita in provincia, in comuni di Milano. Atala ha svolto una funzione, diciamo così, anche di rapporto internazionale, che questo è molto importante, per cui ha avuto un'occasione per rinsaldare dei rapporti tra il comune, la città di Milano e la città di Melbourne, proprio un ruolo diplomatico,
Nello stesso tempo Atla però ha consolidato, copiando un pochettino dal Verbo per alcune cose, nell'ambito della cascina Bellaria tutta una serie di strutture, no? Dove noi pensiamo solamente al parco ludico accessibile, uh-huh, che sta diventando visitato da parecchi amministratori nel corso degli anni. Proprio recentemente, diciamo, alcuni parchi nuovi che sono stati costruiti a Milano, due se non ricordo male, perché invece altri sono stati costruiti ancora alla vecchia maniera, dove sono state anche introdotte delle giostre che sono accessibili a bambini che vanno in carrozzina e che quindi hanno delle difficoltà motorie, ma anche per loro è possibile andare in un parco e giocare con i giochi che ci sono. Lì c'è una struttura piuttosto ampia. Gemma, appunto, stavamo parlando, la cascina ha un ruolo fondamentale, proprio centrale, viene da dire, in tutta la vostra attività, un po' perché appunto è la vostra interfaccia col territorio, un po' perché qui dentro state facendo davvero delle cose interessanti. Raccontami più appunto del parco ludico accessibile, come è nato, che cosa c'è al suo interno, so che il 17 poi appunto avremo l'occasione di poterlo vedere nel suo massimo splendore, certo, aperto a tutti. E giocarci appunto. Allora, appunto, come accennava già prima Walter, l'idea appunto di questo parco ludico accessibile è nato appunto in uno dei viaggi che è stato fatto da Atla a Melbourne, dove appunto queste iniziative erano già in essere. E Atla ha voluto riproporre quello che ha visto a Melbourne, a Milano, e ha costruito appunto nel giardino della cascina questa prima struttura che è accessibile appunto sia ai bambini in carrozzina, quindi con delle disabilità motorie, ma anche tutta una serie di altri giochi anche per bambini comunque con non vedenti o comunque con altri tipi di disabilità. E la cosa interessante è che però anche un bambino senza disabilità si può divertire a giocare. Assolutamente, infatti l'idea è appunto quella comunque sempre dell'integrazione, il fatto comunque di dare la possibilità di incontrarsi e di poter svolgere, comunque di poter portare avanti la stessa esperienza insieme, uh-huh, quindi non segregati da una parte bambini disabili, dall'altra parte bambini normali, ma appunto dare la possibilità di giocare insieme, che poi è quello, no? Che l'obiettivo abbatte è quello. Le barriere. La cascina, appunto, diciamo, punto strategico, centrale, parco di Trenno, è un posto bellissimo. Oltre al parco, tanti altri soggetti avete inserito all'interno di questa cascina, tra cui la ciclofficina, giusto? Sì, c'è appunto la possibilità di noleggiare delle biciclette, sia biciclette normali, diciamo, sia comunque accessibili. E ciclofficina perché comunque c'è anche la possibilità di portare la propria bicicletta e farla aggiustare, cambiare freni, piuttosto che se uno buca anche all'interno del parco, si fa il suo giro e buca, ha la possibilità di andare alla ciclofficina e riparare la sua bicicletta. Anche qua tutte le varie attività, diciamo, più lavorative che sono all'interno della cascina sono sempre inclusive, nel senso che sia la ciclofficina, ma poi non so se parleremo anche dell'orto piuttosto che del ristorante, c'è sempre comunque l'occhio inclusivo, nel senso che ci sono persone con disabilità a lavorare all'interno comunque della struttura, quindi anche all'interno della ciclofficina si dà la possibilità a persone disabili appunto di lavorare, quindi anche di imparare un lavoro. Quindi. Hai nominato l'orto, un orto che nasce come orto didattico, che poi però diventa molto di più. Sì, diciamo che è nato come orto didattico piccolino, anche dire, qua quando, comunque con... quando uno dice mi metto i pomodori sul balcone, esatto, poi dopo un anno e mezzo c'è una foresta sul balcone. Sì, anche qua orto didattico e accessibile, come tutta la cascina, però vabbè, lo rimarchiamo, nel senso che giustissimo, anche qua comunque l'orto è stato progettato di modo che anche persone comunque in carrozzina possano accedervi e prendersi cura delle piante, quindi c'è una pedana e anche alcune coltivazioni sono fatte su delle dei tavoli rialzati, diciamo, di modo che sia accessibile. E appunto è nato piccolino, adesso invece si sta espandendo ed è comunque gestito sia dai ragazzi che girano all'interno della cascina che dai volontari,
e adesso fornisce anche gli ortaggi per il ristorante, che appunto svolge la sua attività all'interno di Cascina Bellaria, e alcuni prodotti vengono anche venduti all'interno di Bottega Mica, che è questa bottega che si svolge il sabato e in cui appunto si possono trovare sia gli ortaggi appunto dell'orto, ma anche vari prodotti a chilometro zero, come formaggi piuttosto che il miele, comunque prodotti sempre in un'area dei dintorni di Milano. Ecco, io vorrei così spendere anche due parole, perché Atla può essere anche aiutata. Se prendiamo l'orto didattico, mi permetterei di citare nonno Peppino che è un signore che ha nipoti e quant'altro, però dedica una parte della sua attività, per esempio, a realizzare orti didattici nelle scuole. E quindi è stato una persona che ha aiutato e aiuta, mettendo insieme anche, facendosi aiutare poi anche dagli agricoltori della zona per arare lo spazio, per esempio sono venuti anche gli amici di Bosco in Città a dare una mano a sistemare questo orto, che adesso ormai non è più un orticello, ma è diventato un'area molto vasta, dove molto rigogliosa anche. Ecco, per cui si possono aiutare a partire dalla propria sensibilità, capacità che uno ha. Ci sono anche molti pensionati, magari non sanno bene che cosa fare, bene, possono trovare per esempio in Atla, come anche in altre associazioni, un luogo vicino a casa, perché ci sono tantissime persone che frequentano il parco di Trenno, le invitiamo a buttare il naso, andare su via Cascina Bellaria, appunto al 90, suonare, se non ci ha aperto il cancello, entrare e dire, ma ditemi che cosa potrei fare per voi, perché io so fare questo e quest'altro. E sono nate un po' così alcune iniziative, anche come la Ciclo Ficino e altri, persone che erano disponibili ma non trovavano un ambito dove fare qualcosa. Ecco, nonno Peppino sicuramente ha aiutato molto sull'orto, che prima era didattico e oggi è diventato una cultura estensiva. Questa cultura, appunto, diciamo, poi vengono venduti alcuni prodotti nella bottega che c'è all'interno del Cascina, e poi c'è il ristorante, giusto? Esatto, sì, è da qualche anno ormai che è attivo appunto il ristorante, uh-huh. E la particolarità di questo ristorante ovviamente è l'inclusività, quindi sia all'interno della cucina ma anche al servizio ai tavoli. Comunque abbiamo uno staff che noi chiamiamo staff inclusivo, quindi sono inserite anche persone con disabilità, sia appunto all'interno della, anche proprio nella cucina, ecco. Diamo le coordinate allora, ad esempio, del ristorante, perché magari qui c'è gente di zona che vuole venire a trovarvi. È sempre aperto, ha degli orari, come funziona? Allora, è sempre aperto durante il pranzo, okay. E c'è appunto il menù dedicato alla pausa pranzo, e poi è aperto alcune sere, che però adesso non so, di solito durante il weekend, quindi venerdì, sabato, okay. Sicuramente. Comunque, nella diretta trovate le coordinate alla pagina Facebook di Cascina Bellaria, quindi così ci sono tutti lì. Esatto, tutto qua, da questo sito internet. Che tipo di esperienza è quella che stai facendo? Tu quant'è che sei volontaria in Atla? Allora, io da allora sono almeno 15 anni. Ecco, insomma, 15 anni sì. Di volontariato in un'associazione. Non è facile trovare chi resiste 15 anni in una sua associazione, quindi vuol dire che è anche ben stimolante come attività quella che fate. Sì, ma proprio Vario, essendo così ricca di possibilità, sì, e poi comunque si vengono proprio ad instaurare dei rapporti molto forti, no? Sia con quegli altri volontari, ma anche con i ragazzi stessi che frequentano l'associazione, quindi è sempre molto stimolante, diciamo, sì. Facciamo un attimo un salto, non so come attaccarmi a questo tema, quindi te lo metto di così. Questa sera a Niguarda c'è un importante incontro. Non sapevo come agganciarmi, non riuscivo a trovare l'aggancio ce l'abbiamo, perché il presidente emerito, perché adesso uno quando diventa presidente poi non lo più si chiama così, della allora cooperativa edificatrice Niguarda, oggi sì. Cooperativa Abitare, Poletti, che saluto, è venuto alcune volte apprezzando molto il ristorante di Cascina Bellaria. Il ristorante di Cascina Bellaria, che ha anche convenzioni con aziende, quindi è un servizio comune,
costruito sempre anche sulla si fa di necessità virtù, e quindi la necessità di sostenere questo ambiente ha dato delle ha cercato in particolare con l'Expo, no, in concomitanza dell'Expo, e quindi Cascina Bellari è anche un luogo di alloggio, oltre che di ristoro, ma importante è che è un luogo di lavoro per parecchi ragazzi che hanno delle disabilità e che però svolgono la loro funzione all'interno di quello che è la struttura, diciamo così, ricettiva di Cascina Bellari. Questo è un dato molto importante, perché si riesce a dare risposta alle persone. Questo è il tema, come anche per cui diceva Gemma Orlandi, diceva prima che si costruiscono dei rapporti forti, perché ci sono proprio delle persone che sono interessanti. Ho in mente l'attuale presidente Fabiola Beretta, che sicuramente ha un'energia, una carica e anche una capacità di giudizio molto, molto interessante, per quello costruisce queste cose. E mi interessava anche sottolineare Cascina Bellari è una cascina aperta alla comunità. Ci sono parecchie volte iniziative che vengono fatte anche dall'istituzione, promosse dall'istituzione, in mente Cascine Aperte, dove la cascina è aperta proprio a tutti e si inserisce proprio aperta, come sarà anche Giro Solidarietà domenica, che apre le porte anche nel parco, e quindi sarà accessibile dal parco di Treno, mentre normalmente è accessibile solamente da via Cascina Bellaria 90. Un'altra cosa, prima di arrivare, ma perché rientra sempre in quella logica su cui abbiamo costruito la scuola di periferie, sì, per cui anche il test mi guarda per le periferie, che è quello di fare lezioni, imparare e insegnare a progettare. Per costruire un parco ludico accessibile non bisogna spendere più soldi, solamente che chi progetta il parco ludico accessibile non deve progettarlo come normalmente è stato fatto, e purtroppo dobbiamo dire come normalmente ancora si fa, no? Ma basta inserire alcuni giochi o sostituire e surlogarli con altri che sono accessibili a tutti. Quindi ATLA a Milano ha portato proprio su tutta una serie di tematiche uno sguardo, proprio un approccio culturale diverso. E adesso arriviamo a Niguarda. Sì. A Niguarda, dove appunto con il 31 di maggio, alla luce della proposta di Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio Milano Monza Brianza e Lodi, durante un incontro con il sindaco Sala, dove ha proposto di sperimentare in un quartiere milanese un test per arricchire le periferie, per arricchire il quartiere naturalmente, ma che fosse proprio un punto di riferimento per una progettualità anche sugli altri quartieri. Il sindaco Sala ha raccolto questo invito e ha individuato nel quartiere Niguarda il quartiere test. Qui si sono, diciamo così, alzate varie aspettative, no? E Consulta Periferie Milano, che ormai ha una presenza a Niguarda almeno dal 2010 attraverso alcune associazioni che partecipano alle attività di Consulta Periferie Milano, e quindi già avendo fatto una serie di incontri a scuola di periferie ha intensificato intensificato gli incontri, individuando proprio un percorso chiamato Test Niguarda per le periferie, che vuole essere di supporto, di progettazione, di elaborazione, di discussione, e in particolare questa sera ci sarà la presentazione da parte del locale comitato di quartiere di Niguarda del libro bianco di Niguarda. Che noi abbiamo in anteprima. È un interessante che noi abbiamo in anteprima, è già stato divulgato, ma no, sicuramente ne avevamo anche parlato, però stasera si ripresenta la cittadinanza. È stato diffuso sabato questo, quindi okay. Martedì diciamo che ce l'abbiamo, siamo sul pezzo, mettiamolo in questa maniera. Grazie a Consulta per il Milano, è un agile strumento di 24 pagine che era stato elaborato in una prima versione nel 2015. Quindi frutto di un lavoro, non perché corriamo dietro agli eventi, corriamo dietro le scadenze, no,
C'è un comitato di quartiere fatto da persone, perché questo qui è la sottolineatura importante, che sacrificano anche una parte del loro tempo libero a questa attività, dove, contattando altre realtà di Niguarda, hanno cercato di mettere insieme una sorta di vademecum che, a partire da un inquadramento storico di Niguarda, perché ogni quartiere milanese ha la propria storia, anche perché ogni quartiere milanese in pratica era comune in un lontano passato piuttosto che in un recente passato. Quando parliamo di recente passato parliamo del 1923, dove oggi quella che è chiamata periferia, periferia perché dal punto di vista amministrativo è lontana da Palazzo Marino, che ha centrato tutti i poteri amministrativi, ma invece fino al 1923 almeno una dozzina di comuni, Afori, Baggio, Niguarda appunto, Lambrate, erano comuni autonomi e quindi non erano periferia, erano comuni che avevano una centralità. Perché questo qui è un dato anche importante, mi permetto, dal punto di vista dell'approccio culturale. Abbiamo letto qualche giorno fa sul Corriere della Sera, sulle lettere di Schiavi, un lettore che è intervenuto dicendo: Baggio è centrale a se stesso. La casa nostra è la nostra centralità, noi abbiamo centralità sociali, affettive, però se andiamo dal punto di vista amministrativo, cioè quando c'è un lamento anche da parte dei cittadini che dicono in periferia non si arriva e quant'altro, si fanno sempre le cose in centro, i cittadini cosa fanno? Dicono delle cose sbagliate oppure no? Probabilmente non dicono delle cose sbagliate, no? Guardano quella che è la realtà e gli sembra che l'attenzione dell'amministrazione comunale, che è sempre stata costruita quella milanese a partire da Palazzo Marino e dintorni, perché la città nasce da lì, no? Quando c'era Palazzo Marino, nella sostanza, quando la città era grande 9 km quadrati. Poi si è estesa con i Corpi Santi e oggi, con appunto dopo il 1923, è arrivata a 182 km quadrati, con una mentalità però alcune volte, e nel momento in cui per esempio l'attuale sindaco Sala ha posto come tema centrale della sua amministrazione le periferie, vuol dire che le periferie non erano trattate bene prima. Siamo arrivati nel 2018 con il test Niguarda, che la dice lunga della considerazione che la città nel suo insieme ha delle periferie. E quindi questa sera quindi Niguarda ci sarà questo lavoro che verrà presentato, proprio perché è un lavoro importante, interessante, entra anche nel dettaglio di tutta una serie di vie di Niguarda, e che può essere un utile documento proprio di riflessione, ma noi diciamo anche di operosità esecutiva da parte dell'amministrazione comunale in generale, nella cittadina, ma soprattutto da parte del municipio. Noi pensiamo che se qualcuno parla di centralità, di città policentrica, la città policentrica deve ritornare ad avere una amministrazione policentrica, altrimenti uno è centrale a se stesso, ma poi se ritorniamo a Baggio, perché il quartiere in considerazione era proprio Baggio, guarda caso era talmente centrale a se stesso che quando la direzione scolastica regionale ha dovuto risolvere un problema nel semicentro, e cioè quello di una dirigente scolastica inesistente, dov'è che l'ha mandata? L'ha mandata esattamente come sede sua strutturale. Continuava a essere distaccata da un'altra parte. No. L'ha mandata esattamente nella scuola media di Baggio. Allora uno può raccontare che Baggio è centrale a se stesso. Peccato che poi le dinamiche amministrative di questo sentirsi di qualcuno Baggio centrale a se stesso non gli interessa più di tanto e gli caccia dentro le soluzioni che ritiene opportune. In questo caso una dirigente scolastica inesistente è stata appunto messa a capo, continuando a essere distaccata in Francia. Ecco, allora dobbiamo intenderci, noi dobbiamo passare proprio da quella che è la sociologia politologica, no? Le dinamiche che ci sono importanti, a quello che invece è la politica amministrativa. Nel momento in cui io faccio un doposcuola, che serve quella scuola lì in via Pistoia, ma
Via Pistoia non ha una dirigente scolastica, un dirigente scolastico fisso, no? Che possa dire farò questo nei prossimi 5 anni, dando anche una certezza a tutti, anche al corpo insegnante, noi continueremo a essere, tra virgolette, periferia, e la città policentrica auspicata ce la sogniamo. Un sogno. Siamo in chiusura, Gemma, ricordaci un po' quello che succede domenica 17 giugno alla Cascina dell'Aia. Allora, la festa inizierà alle 10 del mattino e ci sarà subito una prima iniziativa che è l'orienteering all'interno del parco, un orienteering molto particolare perché verrà gestito da persone non vedenti e quindi tutto l'orienteering verrà fatto comunque al buio, quindi un'esperienza molto molto forte e particolare. E in cui appunto i ruoli si invertono, per una volta saranno le persone non vedenti a essere da guida ai vedenti. Poi ci sarà la possibilità di pranzare all'interno della cascina, sia al ristorante, e verrà aperta anche una griglieria gestita anche da degli studenti. E poi nel pomeriggio ci saranno diverse attività teatrali, le vado a leggere, scusate perché non me le ricordo tutte. Ecco, gli studenti sono quelli della scuola alberghiera, naturalmente, non è che la scuola alberghiera Carlo Porta. Ovviamente interessante, quindi sì, territorio vicino, assolutamente moltissime. Fermata Bonolo Uai dietro trend, sì, praticamente. Sì, è già il secondo anno, mi sembra che partecipano con noi a questa iniziativa. Alle 15 ci sarà lo spettacolo Peter Pan e l'Isola dell'Uiento, che è uno spettacolo creato in collaborazione con Dinamo Camp, dai ragazzi più giovani che frequentano le attività di tempo libero del giovedì pomeriggio. Alle 16 c'è la presentazione del progetto Concerti Sguardi, quest'anno è stato attivato un percorso in cui i ragazzi con disabilità possono imparare a fare videomaker, quindi sì, ci sarà appunto il prodotto di questo corso con le musiche di Allegro Moderato, quindi ci sarà la presentazione del video con quest'altra collaborazione. Alle 17 c'è la piccola comunità per il teatro, che è lo spettacolo di Vivere San Siro. Quindi un'altra cosa. Una giornata intera, sì. Piena, ancora un altro spettacolo alle 18, che è le storie del matto, e poi, secondo me, molto importante, alle 19:15 ci sarà l'aperitivo al buio. Anche qua un'iniziativa molto interessante in cui si potrà appunto prendere parte a questo aperitivo, anche qua sperimentando comunque il fatto di i sensi, simulando comunque il fatto di essere non vedente. Questo su prenotazione, mentre tutte le altre attività sono gratuite e ad ingresso libero, questa su prenotazione. Allora, ricordiamo, 17 giugno dalle 10 di mattina in poi, gira solidarietà, la festa, diciamo, il compleanno, esatto, anche l'anniversario della Atla Onlus a Cascina Bellaria. Comunque sul sito internet trovate tutte le indicazioni, se volete scrivete a noi, poi noi vi daremo le varie indicazioni. Io, davvero, siamo in chiusura, Gemma, grazie mille per essere stati con noi, ci vediamo domenica 17 sicuramente, verremo lì e vi raccomando, andate sul sito a controllare tutte le attività che ci sono. Se volete fare l'aperitivo, ricordiamo, bisogna prenotarsi, quindi insomma sbrigatevi a prenotarvi. Walter, grazie mille, noi ci vediamo martedì prossimo, come sempre. Ci vediamo, e tutti quelli che vanno domenica al Parco di Treno a fare una passeggiata, saltino dentro in Cascina Bellaria, che avranno, insomma, qualcosa di interessante da vedere. Sicuramente, che per bisogno del calendario è bello pieno, davvero. Grazie mille a entrambi, buona giornata. Grazie. Grazie a tutti voi che ci avete seguito, l'appuntamento come sempre questa sera alle ore 18 con l'informazione di Milano News. Good Morning Milano, torna domani sempre qui alle 12:30 in diretta con voi. Grazie mille, arrivederci, a presto.